arriverò. Io vincerò, io vincerò. Cambierò. È una delle prime produzioni della scuola dei socialmente pericolosi, i ragazzi dei quartieri spagnoli di Napoli che stanno imparando i mestieri della TV e del cinema, nella sede inaugurata oggi, 5 luglio, in via Nuova Santa Maria Ognibene. L'idea è nata nell'ambito del progetto Ce la farò, l'iniziativa di inclusione sociale rivolta ai ragazzi a rischio dei quartieri, sostenuta dal patrocinio morale del Comune di Napoli. Cioè noi vogliamo creare dei posti di lavoro, quindi loro adesso stanno studiando, stanno imparando, una velocità di apprendimento stupefacente e stiamo progettando alcuni prodotti, però ci stiamo arrivando, è una cosa bellissima. Sono già cominciate le lezioni ed abbracciano i vari settori dello spettacolo. È in lavorazione un prodotto che verrà presentato al Giffoni Film Festival in partenariato con ActionAid, nonché la scrittura di un film che si realizzerà in collaborazione con l'associazione I Figli del Bronx di Gaetano Di Vaio. Un'esperienza dalla quale nasce un messaggio molto forte per coloro che vogliono e possono farcela. Insomma, le istituzioni dovrebbero sempre trovarlo, il coraggio di non considerare mai definitivamente compromesso ogni situazione. E quindi venire qui in questo quartiere, un quartiere oggettivamente complicato, difficile, e fare il lavoro impegnativo che avete dichiarato di voler fare e che avete iniziato a fare, con ragazzi complicati che però hanno avuto il coraggio di dire basta, c'è una possibilità, una via d'uscita, insomma credo che questo coraggio debba essere sostenuto pur nelle situazioni di difficoltà nelle quali versano le istituzioni.